Ciao amici e bentornati a un'altra lezione. Sono contento perché faremo oggi la nostra frase di numero 6. Perciò se ti piace già l'argomento, clicca sul like e vieni con me, dai. Dunque, la nostra frase di oggi semplicemente è fare la triade sopra il 251. Perciò se saremo in re, vieni con me. Allora, 251 di do, no? Perché re minore, sol e do. Perciò re minore sarà la triade di re minore, quindi poi sol, triade di sol e triade di do. Poi, come siamo già abituati a lavorare nelle altre lezioni, noi faremo sempre una progressione scendendo di un tono. Perciò, se l'abbiamo fatto adesso 2-5-1 di Do, la prossima sarà 2-5-1 di Si bemolle, ok? Perciò, il 2-5-1 di Si bemolle inizia dal Do minore. Quindi, Do minore, Fa e Si bemolle. Ok? Ora il Si bemolle diventa minore, quindi Mi bemolle e La bemolle. Ok? Ora facciamo La bemolle minore un'ottava sopra, Re bemolle e Sol bemolle. Adesso il Sol bemolle diventa minore, perciò Si e Mi. Ok? Ora il Mi minore, La e Re. Adesso Re diventa minore e si ripartirebbe da capo. Però noi facciamo un tono sotto, quindi 2-5-1 per Re bemolle. Quindi Mi bemolle minore, La bemolle dominante e Re bemolle major 7. Adesso Do diesis minore, Fa diesis e Si. Ok? Si minore, Mi e La. La diventa minore, un'ottava sopra, Re e Sol. Ok? Adesso Sol diventa minore, Do e Fa. Ok? Fa minore adesso, Si bemolle, ok? Ricordati sempre di fare due volte la frase nell'accordo di numero 1, nel major 7, perché la frase completa sarebbe così: in Do, Sol e Do due volte. Ora Do minore e così via, ok? Eccetera, eccetera. Quindi il nostro allenamento funziona sempre così. Io lo faccio una volta nella tonalità, dopo tu la ripeti. Scendiamo di un tono, riproduciamo la stessa cosa e andiamo avanti così fino a chiudere in Mi bemolle, d'accordo? Partiamo? Di Si bemolle. Ora 251 di La bemolle. Ora La bemolle minore. Re bemolle, Sol bemolle. Vai. Ok, Fa diesis minore.
minore. Sol minore. Fá minore, chiudiamo di Mi, ok amici, guarda, gran bel lavoro, la stessa cosa degli altri video, ora tocca a te. Quindi entra sul gruppo Telegram, scaricati la base così puoi praticare con qualche musicista. Condividi anche il video con qualche chitarrista, un musicista di un altro strumento, così anche lui lo può praticare perché l'esercizio basta che lo pratichi come lo stiamo facendo noi qua, però adattando il suo strumento, d'accordo? Un abbraccione e ci vediamo nel prossimo video, ok? Ciao ciao!